Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Technology, finalmente sono ritornato a vedere l'Inter, a guardare l'Inter come Dio comanda, non soltanto dal punto di vista visivo, l'ho visto su Sky, ma anche e soprattutto perché l'Inter ha giocato alla grande. Abbiamo giocato benissimo, venitemi a dire che oggi l'Inter ha giocato male, dai, se avete il coraggio venitemelo a dire. Meritavamo la vittoria, l'abbiamo ottenuta. E il gol della Sampdoria è assolutamente troppo. E sì, ci siamo presi una bella paura anche oggi. Il gol di Manolo Gabbiadini che entra e segna. È un buon attaccante, Gabbiadini, indubbiamente. Giampaolo è un allenatore che sa quello che fa, che azzecca i cambi, lo ha dimostrato. La Sampdoria ci ha messo molto in difficoltà, ma credo che anche il gol sia troppo, perché alla fine non avrebbe meritato nulla di più, anzi, forse anche qualcosa di meno. L'Inter ha giocato benissimo. Mi sono piaciuti veramente tanto oggi, ragazzi. E credo che tutta questa tensione, la situazione Icardi che era in tribuna con quell'altra buona donna di banda, Spalletti sempre sul lastrico, tutta questa situazione, insomma, non felicissima, abbia portato per la prima volta nella nostra storia. Di solito in queste situazioni noi perdiamo tutto, entriamo in tilt. No, questa volta abbia portato un po' di forza, un po' di voglia di credere in noi stessi e di migliorare, di vincere, perché ahimè si può giocare alla grande come abbiamo fatto secondo me oggi, nulla di eccezionale, proprio ho giocato molto bene, soprattutto molto meglio del Doria, però se poi alla fine non fai gol e non vinci, te la prendi in quel posto. Più 4 sul Milan, abbiamo guadagnato altri 3 punti fondamentali sul Milan, altrettanti sulla quinta in classifica, insomma, era molto importante vincere. Siamo in terza posizione e dobbiamo mantenerla perché è un obiettivo concretissimo. Così come è concreta l'Europa League, è sfumata la Coppa Italia, ma insomma, la Coppa Italia può anche sfumare, non muore nessuno. Una bella Inter, chi meglio, chi peggio. Non mi ha convinto pienamente Brozovic, vabbè, l'arbitraggio non lasciamo perdere. Non mi ha convinto pienamente Brozovic, ma ci può anche stare, neanche tanto Gagliardini. Subentrato a lui João Mario ancora peggio, purtroppo. João Mario è un po' così, ogni tanto sì, ogni tanto no, è molto discontinuo. Brozo invece la prima prestazione sottotono dopo tante, tante, tante partite, quindi glielo posso assolutamente consentire. E, beh, per il resto abbastanza bene tutti. D'Ambrosio ha anche fatto gol, un impegno, una voglia, una grinta incredibile da parte di Double D. Stasera come sempre, quindi grande Danilone, Nainggolan che torna al gol, un gol anche un po' un bel gol, perché un grande tiro dalla distanza, un po' fortunato perché il portiere aveva Audero la visuale coperta, Audero che stava anche per fare una papera nel primo tempo, insomma siamo stati molto sfortunati oggi, ma alla fine l'abbiamo messa dentro e abbiamo dimostrato di essere l'Inter, stasera veramente l'abbiamo fatto. Il ninja che è tornato a giocare da ninja, da Raja Nainggolan. Diversissimo dalle prestazioni a cui eravamo abituati quest'anno e ci ha riportato alle prestazioni a cui eravamo abituati prima che arrivasse all'Inter. Quindi grande ninja, ti voglio sempre così. L'urlo anche di sì, una grande goduria, ma anche tutta la sua frustrazione buttata via con questo gol. Il suo urlo dopo il gol è stato bellissimo. Quindi grande ninja, bel gol, grandissima prestazione. Politano, uno dei migliori in campo, ha sbagliato qualcosa, ma è uno dei migliori là davanti, ma soprattutto Lautaro Martinez, secondo me il migliore dell'Inter. Una cavolo di grinta che non vedevo da anni, e con tutto il rispetto, comunque vada, non ce l'ho con lui, gli hanno tolto la fascia, va bene, ce l'ha Handanovic, le polemiche, ma Icardi, una prestazione come quella di Lautaro non l'avrebbe mai fatta. E non è che sia la migliore del Toro, Lautaro ha giocato anche meglio, ma una grinta, una voglia di fare, una forza pazzesca. Grande Lautaro, ti è mancato solo il gol oggi. E Perisic, bravissimo, un assist, ma soprattutto una grande partita. Sei tornato anche tu, come Nainggolan, l'Ivan Perisic che eravamo abituati a conoscere prima dell'inizio di quest'anno, quindi grande Ivan il Terribile, ti voglio sempre così. Bene Samir, alla fine ha preso un gol, ma non è tanto colpa sua, e bene anche la difesa, perché sì, l'unico errore sul gol, ma alla fine non è stato decisivo, quindi glielo posso anche perdonare, per carità, siamo umani. E molto bene D'Albert, mi è piaciuto D'Albert, che pure lui è un po' discontinuo, ogni tanto no, ogni tanto sì, oggi sì, quindi mi accontento e non lo critico. Detto questo, Spalletti, cambi insomma un po' particolari, bravo che hai messo Candreva, come vedi ha giocato bene, sì pure lui come Politano qualche palla buttata a caso, ma deriva dalla voglia di fare sempre qualcosa in più, che poi alla fine magari ti porta a fare qualcosa di meno, però insomma una bella Inter, una vittoria importantissima, D'Ambrosio, pareggio di Gabbiadini, poi il grande Nainggolan, lui, questo è il grande Nainggolan, non le chiacchiere, e ci regala 3 punti fondamentali, più 4 dal Milan. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Inter Sampdoria 2-1. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Grandi ragazzi, sempre così, e io tifo per Luciano Spalletti. Forza Lucianone, sono dalla tua parte. Per quanto riguarda Icardi,
Staremo a vedere, non lo so, vedremo. L'importante è l'Inter, i giocatori vengono dopo, sti cavoli dei giocatori, l'importante è la beneamata Inter. Ciao a tutti, sempre e comunque forza Inter. Grandi ragazzi, ciao ragazzi.